Salve a tutti e benvenuti qui per un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, invece mi presento, io sono Veronica e sono una psicologa ed anche sessuologa e questo è il mio canale, Psicologia con Ironia. In questo video parleremo di pornografia. Come si fa sesso? Come si raggiunge l'orgasmo? È l'uomo che deve prendere l'iniziativa oppure la donna? Sono tutte domande che almeno una volta nella vita chiunque si è posto. Perché c'è sempre una fase della vita in cui il sesso è una novità. È qualcosa da imparare. Si impara con l'esperienza, sì, ma anche con le risposte che si ricevono agli interrogativi riguardanti il sesso. Il problema è che non sempre si ricevono le giuste risposte ai propri dubbi, oppure non arrivano da fonti, per così dire, accreditate. Se si desidera fare una cheesecake ai frutti di bosco, ma non si è capaci, cosa si fa? Beh, tendenzialmente, o perlomeno io, vado su internet a cercare la ricetta. Oppure, se si vuole potare una pianta da soli, ma non si è capaci, si guarda un tutorial su YouTube. E se si vuole imparare qualcosa riguardo al sesso, come si fa? Nella maggior parte dei casi si guarda il porno. Lo scopo della pornografia, però, non è quello di educare, bensì quello di indurre uno stato di eccitazione. Serve ad eccitare, sostanzialmente. Immagino che quello che sto per dire è quasi un po' ovvio, però la forma di pornografia più utilizzata negli ultimi tempi è quella del video o dei film, che se fino a pochi anni fa era difficile procurarsi, oggi invece con internet sono alla portata di tutti e fruibili in qualsiasi momento. I film porno vengono spesso percepiti come fossero dei documentari, ovvero come uno specchio della realtà. Quando invece sono a tutti gli effetti una forma di spettacolarizzazione, che parola difficile, della realtà. Insomma, andrebbero interpretati come quei film dove ci sono dei supereroi o dei personaggi che sono in grado di lanciarsi dal decimo piano di un palazzo senza farci un graffio. Tendenzialmente possiamo identificarci con questi personaggi, empatizzare. Ma poi siamo consapevoli che quella è tutta finzione e non ci sogneremo mai di lanciarci dal decimo piano di un palazzo. Perlomeno, spero. Sembra tutto vero, ma sappiamo che c'è un set, un regista, degli effetti speciali. Questo tipo di consapevolezza però non c'è rispetto al porno. E allora si finisce per convincersi che la realtà sia proprio quella. E che nella sessualità si debba fare esattamente quello che fa l'attore o l'attrice. Si finisce per pensare che la sessualità dei film porno sia la sessualità della vita vera. Si dà per assodato che lo standard pornografico sia quello della vita di coppia. Ma non è così, e questo conduce a non pochi problemi. Pensiamo a tutte quelle false credenze circa lo standard della dimensione del pene, della durata di un rapporto o della necessità di un orgasmo o dello squirting. Dal confronto con i pornoattori, inoltre, si può andare incontro ad ansia da prestazione, perché si percepisce la sessualità come una performance e non come un'esperienza. Non è raro poi che ci si dimentichi di quanto sia importante il corteggiamento, il flirt, il gioco, e che la sessualità è tutta valida, non solo il sesso penetrativo. Ma attenzione, la pornografia non è affatto un nemico. Anzi, ricordi cosa ho detto circa la funzione della pornografia? Indurre eccitazione. E quindi può essere un valido aiuto per il singolo, ma anche per le coppie. Può ampliare l'immaginario erotico. Ciò che fa la differenza tra il malessere e il benessere è il modo di interpretarla, ovvero riconoscendo che è spettacolo e non una fedele rappresentazione della realtà. È normale che ognuno abbia un ideale rispetto alla sessualità, ma occorre tener conto che non necessariamente è realizzabile. Non si deve quindi confondere un ideale con un obiettivo da raggiungere, perché altrimenti il rischio che si corre è quello di rimanere delusi. Questo
Quindi fondamentalmente il nostro ideale di sessualità dovrebbe avere lo stesso obiettivo della pornografia, ovvero eccitare. Sessualità fa rima con libertà. Quindi non c'è modo migliore se non viversela in maniera libera da sovrastrutture e da false convinzioni circa gli standard da raggiungere. Il sesso è un'esperienza, non una performance. E per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella. E io ti aspetto sempre qui per un nuovo video. Ciao!